Amici e amiche di Neve Italia, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale dell'approfondimento nel mondo dello sci alpino a cura di Neve Italia. Dietro le quinte ovviamente saluto Angelo Bonarino e do il benvenuto in questa ultima puntata prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 a Paolo De Chiesa. Buonasera a tutti, ciao. Ciao. Allora Paolo, intanto invitiamo tutti i nostri amici a porre dei quesiti e delle domande per interagire con noi, ce ne saranno sicuramente tante perché si entra sempre di più in questo clima olimpico, o quantomeno cerchiamo di entrare, perché mi pare che lì in Cina non si respiri molto questo clima olimpico tanto magico, tanto speciale che si verifica in situazioni normali. Quest'anno ci si è dimessa di mezzo non solo un paese desueto al mondo delle competizioni invernali, ma soprattutto una pandemia. E partiamo con il sorriso, perché in quest'ultimo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Garmisch-Partenkirchen sulla Kandahar è arrivata un'altra vittoria azzurra targata Federica Brignone, vittoria in super gigante, la sesta su sette per la squadra italiana, la diciannovesima per l'atleta di La Salle, e tra l'altro, spulciando nelle statistiche di Massimiliano Ambesi, per la seconda volta nella sua carriera Federica Brignone è arrivata al primo posto ex aequo con un'altra atleta, perché la vittoria odierna l'ha condivisa con l'austriaca Carolina Hütter. Direi quindi, Paolo, partiamo da questa grande pagina e soprattutto possiamo dire una cosa, la Coppa di Super G femminile per la prima volta arriverà in Italia, perché le altre contendenti nella classifica di specialità della nostra Federica Brignone, che è in testa, sono le compagne di squadra Sofia Goggia, che è infortunata, e l'altra è Elena Curtoni. A te la parola, Paolo. Sì, allora, oggi ci siamo divertiti veramente tanto. Ho fatto poco fa i complimenti a Fede, che è stata autrice di una gara straordinaria. Era molto difficile oggi sciare, come ha sciato lei, perché la neve è cambiata la temperatura, e hanno dovuto mettere una quantità industriale di solfato, un lavoro pazzesco degli organizzatori, sulla Kandahar. E voi sapete che sul sale, quando si va veloci, questo è uno super gigante veloce, tracciato anche molto bene dall'americano, devo dire, l'allenatore delle americane. Quando si va così veloci sul sale hai proprio la sensazione sbagliata, hai questa percezione di non tenere, e quindi se ti fai ingannare eccedi in senso opposto, cioè incidi troppo e il tempo non lo fai, quindi bisogna avere coraggio da leonesse in questo caso, e tanta tanta classe. Federica oggi ha dimostrato di avere tutto. È la specialità che preferisce oramai, perché in gigante sta tornando forte, ha fatto delle belle cose, però qui siamo su un altro passo. Secondo me è partita subito molto bene nel tratto di scorrimentiale, dove di solito lei paga qualcosa, e invece subito veloce, e poi quando è entrata giù nei muri ha fatto spavento, perché ha fatto degli attacchi curva che mi hanno lasciato veramente di stucco. Ogni volta pensavo, la prima curva che ha fatto così all'ingresso, ho detto: oh no, accidenti, tagliando così non riesce a chiuderla senza sbagliare. E invece, fatta quello, ho capito che si era alzata dal letto col piede giusto, perché questi giorni è stata male. Federica aveva avuto disturbi intestinali, di stomaco, nausea, non aveva praticamente mangiato l'altro giorno, ha saltato la seconda prova, anche ieri sera non stava bene. E beh, allora oggi ho fatto una battuta in TV, ho detto: ma è che si ricordi bene quello che ha mangiato questi giorni, così se lo porta giù questo cibo in Cina per stare di nuovo così male, e così magari rivince anche le Olimpiadi. Ecco, diciamo che poi lei si metteva in posizione aerodinamica, questo mi ha impressionato, cioè cercava, diciamo, la posizione anche nei tratti più ripidi, per esempio, perché era davvero, aveva un'andatura veramente folle questo Super G a tratti, anche nel tratto più ripido dove c'è questo salto che è stato limato giustamente prima delle Olimpiadi, lì mettendosi in posizione, le altre erano su perché lì si è al buio, non vedi giù, e lei invece giù schiattata è arrivata giù nella compressione come una bomba. E lì è stata veramente frullata, per un attimo si è scomposta, ma solo un attimo, poi subito appena superata la compressione era già sullo sci per attaccare al meglio quelle 3-4 curve micidiali della Hölle l'inferno che portano alla fiscurve, e lì se sbagli, come ha sbagliato qualcuna, poi la Sutter per esempio ha sbagliato lì, era una delle grandi favorite ovviamente, e se sbagliavi lì non avevi la velocità, l'abbrivio per fare bene la parte finale. Poi fatta bene l'ultima curva, quella
a sinistra la Fischneisse, è una curva bestiale perché c'è una forza centrifuga che ti scaraventa verso l'esterno, poi era anche ondulata, quindi era difficile da controllare, arrivandoci così secco, 110 all'ora oggi le donne arrivavano lì dentro, in quell'inferno, perché l'inferno è chiamato il tratto sopra, ma io dico che l'inferno vero è quella curva lì. E poi sotto, quando è arrivata, quando si sta avvicinando al traguardo, ho visto che c'era vento. In TV si è visto benissimo proprio lo striscione d'arrivo e gli ultimi teli, le ultime due porte che si muovevano tanto. Ho detto, guardala qua, becca il vento. Poi ho fatto vedere in TV invece quando la Hutter è arrivata, non è che ha vinto a pari merito perché non aveva vinto, perché è stata bravissima dappertutto, però sicuramente era tutto calmo quando è arrivata giù lei al traguardo. Quindi diciamo una Federica veramente fantastica, che ci ha fatto emozionare, una bellissima gara. Sì, Paolo. Una cosa sulla Hutter, così faccio il paragone istantaneo. La Hutter ha fatto praticamente gara alla pari, un po' sotto all'inizio, era 9 centesimi, poi è andata a 18, poi è arrivata a 10 centesimi di distacco soltanto prima della Fischneisse, e quando è arrivata su questa Fischneisse a 10 centesimi l'ha fatta bene anche lei, ho detto qua se la giocano. Poi ho visto che verso il traguardo la Hutter, che ha avuto infortuni, eccetera, insomma, la carriera ultimamente è difficile, però è stata brava perché 4-5 anni fa ha vinto due gare di Coppa del Mondo, ha fatto 15 podi. Quando l'ho vista arrivare al traguardo era tutto fermo e ho detto qua la frega. E invece ha recuperato solo quei 10 centesimi, quindi tutte e due felici, un po' come Tamberi alle Olimpiadi quando ha condiviso la vittoria del salto in alto. È stata veramente una gara bellissima. Terza questa Tipler, perché quando è arrivata giù Federica e ha dato 8 decimi a Tipler, ho detto, ma qua non la becca più nessuno. La Sutter dietro, ho detto, ma chi la becca? E invece è arrivata questa Hutter che ci ha fatto veramente tremare. E senti Paolo, molti sostengono che sia una vittoria dimezzata questa perché mancavano le grandi protagoniste del circuito. Ovviamente Sofia Goggia, che sappiamo tutti noi essere infortunata e che incrociando le dita speriamo di vedere proprio Olimpiadi, ma di questo ne parleremo più avanti nel nostro programma. Ma mancavano Gut, mancavano Shiffrin, Vlova e questa. Vogliamo spiegare un po' agli amici a casa che comunque questa è una vittoria piena, una vittoria meritata. Eh sì, perché magari uno spettatore non così, diciamo, ferrato in materia, dice, ah, vede questi nomi mancanti, questi personaggi, queste supercampionesse non in partenza, può pensare benissimo che sia una vittoria non così importante, no? Viste le defezioni. No. È una vittoria, cioè lo dico da tecnico, quale penso di essere abbastanza almeno, è una vittoria piena, 360 gradi, perché? Perché certo, Sofia Goggia, vabbè, è fuori per infortunio. Non fosse stata infortunata, ci fosse stata la vera Goggia, certamente poteva dire la sua, la Goggia qua poteva vincere anche lei, perché è un super G veloce, e quindi abbiamo visto che non è forte come in discesa in super gigante, però può dire la sua. Per quanto riguarda il resto di questo lotto di concorrenti, di rivali di Federica, beh, Gut è fuori forma, quindi anche se ci fosse stata non c'erano problemi. Cortina l'abbiamo vista, infatti ha proprio smesso, non è, pensate che ha rinunciato a Garmisch proprio perché non ce la faceva più, è esaurita, stanca e deve ricaricare le batterie per le Olimpiadi. Quindi anche se è stata gara, zero. Vlova, non parliamone, cioè non poteva avvicinare Federica oggi la Vlova, senza allenamenti nella velocità quest'anno, ha fatto una gara soltanto di Super-G ad Altenberg, andava anche bene, fino all'ultimo intermedio, ma era già dietro Federica, la quarta. E Schifrin no, senza le prove, senza allenamenti in velocità, per quanto brava possa essere la Schifrin, lo sappiamo, però abbiamo visto anche a Cortina, se non sei allenata in velocità, a 100 all'ora tiri sul piede. Federica il piede oggi non ha tirato su. Quindi sì, manca la Bracey Johnson, ma per la discesa di ieri poteva essere pericolosa, non certo per il GDO. Quindi nomi mancanti che potessero veramente disturbarla, direi solo Goggia. Certo, ci fosse stata la Gut dell'altro anno, sarebbe stato bello questo duello, però quest'anno la Gut non è la Gut di un anno fa, è un'altra Gut, sempre brava, ma non così. Poi vediamo alle Olimpiadi cosa succederà. Certo Paolo, abbiamo parlato di Svizzera, l'altro ieri c'è stata la discesa libera, doppietta, vittoria di Corinne Sutter, davanti a una sorprendente Jasmine Fleury, bene l'azzurra Nadia De Lago che è arrivata a 7 centesimi dal podio.
Diciamo che questa Sutter, sperando ovviamente che ci sia la Goggia, sarà una delle atlete da tenere in grandi considerazioni proprio ai Giochi Olimpici di Pechino. Sì, sta tornando in grande forma la Sutter. Vabbè, è una grandissima campionessa e adesso comincia a ridare tu ai suoi sci, soprattutto in discesa. E quindi sicuramente sarà una delle grandi favorite di questa disciplina. Ho già sbagliato, non penso che potesse comunque insidiare Federica Lauter, però magari poteva fare podio, ce l'ha Sutter sicuramente, però ho sbagliato nella Ölle. La Fleury sì, ha fatto questo piazzamento, devo dire, sorprendente, rocambolesco, perché se ricordate, la Fleury nel passaggio dopo la compressione, che è un po' la fotocopia del supergigante anche di oggi, perché c'erano dei passaggi veramente molto simili alla discesa di ieri, si è inclinata, ha toccato con lo scale, quindi è scivolata via, ma ha ripreso lo spigolo, ma non l'ha fatto in una gara di gigante, di slalom, l'ha fatto in discesa a 100 e più all'ora, quindi è stata pazzesca lì, anche un po' di fortuna perché ha ritrovato lo spigolo, però lei non scia così bene, quindi Fleury non la metto tra le mie favorite per le discipline veloci giù a Pechino. E invece in chiave Italia alla fine sono arrivate anche delle buone soddisfazioni, perché detto di Brignone chiaramente che ha vinto, diciamo, il quinto posto di Nadia De Lago a 7 centesimi dal podio, e poi Roberta Melesi che si è piazzata quest'oggi 14esima nel super gigante. Un buon segnale, dai, visto che ridendo e scherzando abbiamo tre atlete di riferimento al femminile, vale a dire Brignone, Bassino e Goggia, e dietro un po' le altre stentano a farsi notare. Io parlo soprattutto in chiave Milano Cortina 2026, Paolo. Sì, allora andiamo con ordine. Nadia De Lago a 7 centesimi dal podio ieri, bravissima, veramente molto brava. Vabbè, soprattutto lei è velocissima come ci si aspettava, anche se non così veloce. Nella parte iniziale di scorrimento ha fatto proprio la differenza al vuoto. Hanno una capacità di far correre lo sci queste doti pazzesche di scivolatrici eccelse. Parlo delle due del lago, sono doti incredibili. E poi tutte e due hanno sorpreso sul difficile, attenzione, perché ieri Nadia ha sciato benissimo nelle curve, poi purtroppo ha sbagliato la Ölle, quindi lì si è un po' piantata e ha perso il podio. Poi c'era la Nicole, che aveva fatto ancora meglio di Nadia, però ha sbagliato, è caduta, ha sbagliato la curva ed è caduta nella Fish Nice. È stata molto brava a tenere sugli sci quando è scivolata via a questa velocità bestiale, e quindi non c'è stata una spigolata, non c'è stato niente di anomalo, una brutta caduta che le ha tolto la gioia forse di un podio, perché poi nella parte finale avesse fatto bene quella curva, lei di nuovo scorrevole com'è, e avrebbe potuto veramente salire sul piedestallo. Quindi le due hanno sciato bene laddove ci si aspettava che lo facessero, nei parti di scorrimento, e sono state molto molto brave anche nelle parti tecniche, quindi buon segno per le Olimpiadi, perché queste sono due che sanno far correre lo sci, alle quali ogni tanto manca un po' di tecnicità, ma stanno migliorando tanto, e quindi l'abbiamo visto proprio ieri, perché le curve di ieri e di oggi erano difficili. Quindi sono state brave. Oggi la Nicole è arrivata comunque tredicesima dietro la Curtoni. Nicole, e dicevi in chiave olimpica, scusa? Sì, no, in chiave olimpica Milano 2026, diciamo, è importante vedere queste ragazze, no? Che iniziano a farsi vedere, perché cioè, in 2026 dobbiamo sperare che ci sia una sorta di ricambio, perché va bene che Goggia, Bassino e Brignone possano essere eterne, e speriamo che veramente continuino su questi risultati, però diciamo che più avanti si va, più l'età aumenta e più le altre spingono da dietro. Ma guarda, per quanto riguarda le Olimpiadi, beh, c'è tanto tempo e deve scorrere tanta acqua sotto i ponti di qui al 26, però è chiaro che c'è preoccupazione, perché dietro queste grandi campionesse, e anche in campo maschile dietro i campioni che conosciamo, c'è molto poco.
E quindi quando arrivano questi segnali, li cogliamo il volo. C'è una Melesi che arriva a 14esima oggi, bene. La Nadia, vabbè, è già molto più avanti della Melesi, la Del Lago è una da prime 5, e quindi ci fa ben sperare per il futuro. Certo, si spera che questi campionissimi, queste campionissime vadano avanti il più possibile, che arrivino a Milano Cortina ancora pimpanti e forti, speriamo. Assolutamente. Allora Paolo, questa è l'ultima puntata, no, della regular season, diciamo, di Coppa del Mondo, perché poi si inizia con i giochi olimpici, l'appuntamento probabilmente più importante dell'anno. Ci sono grandi attese e io direi di passare un po' in rassegna, in base anche al calendario degli impegni, proprio le possibilità dell'Italia a Pechino 2022. Direi di partire per esempio dal lunedì 7, dove si correrà il gigante, e ipotizziamo anche chi andrà a schierare la squadra. Ricordo che l'Italia ha 9 posti al femminile, 7 posti al maschile. Ci sono state diverse domande proprio dai nostri amici a riguardo, però direi Paolo, partiamo inizialmente da che tipo di piste andranno ad incontrare i nostri atleti, o meglio tutti gli atleti, le condizioni climatiche che si aspettano, e poi vabbè, abbiamo visto un po' di immagini non proprio esaltanti dal punto di vista del panorama. Allora, l'immagine che riceviamo da queste foto, da questi video, eccetera, è desolante, cioè è una landa deserta, abbandonata, sono isolati in un posto. Boh, ecco, poi ogni tanto penso, ma come mai avrà scelto questo posto? Perché ha fatto tutto ex novoli, no? Si vede che passando con l'elicottero hanno visto, prendiamo questa collina qua, sì, questa qua, va bene questa qua. E tutto pelato, non c'è, no, pelato ci sono le piante, ma voglio dire, non c'è neve, quindi c'è soltanto la striscia di neve artificiale che delinea il campo di gara di una disciplina dello sci alpino. E le piste sono anche belle, credo, perché allora non ci sono, è un'Olimpiade strana perché non, col Covid non ci sono stati i test event, cioè le gare che si fanno l'anno prima, no? In Coppa del Mondo, quando si va in questi posti strani, si fa sempre un test event. Quindi nessuno ha sciato su queste piste, nessuno ha sentito questa neve. È una neve molto particolare perché fa molto freddo, c'è vento, quindi il vento sarà un'incognita, sarà una spada di Damocle, soprattutto per la discesa maschile che parte dall'alto e sarà difficile poter partire dall'alto. Metto le mani avanti. Queste sono le informazioni che ho, perché c'è sempre vento forte. Sono tecniche, per esempio il gigante maschile, i primi 250 metri sono molto molto ripidi, e quindi anche quello femminile che parte un po' sotto, tant'è che la Bassino questi giorni è andata a sciare a Cortina 3 giorni prima di avventurarsi a Garmisch, ha fatto 3 giorni sulla Labirinti, la pista di gigante maschile, dei campionati del mondo della scorsa stagione, quindi è andata lì a sciare per abituarsi al ripido perché sarà molto ripido. Quindi no, sicuramente ci saranno delle gare belle da vedere, tecniche. Vediamo questa neve che è artificiale, se la bagneranno, se bareranno, se sarà super aggressiva. Cioè, questo lo sapremo nei prossimi giorni quando prenderanno contatto atleti ed atlete in arrivo a Pechino, dopo un viaggio, credo, della speranza. Perché no, ma su questi arnesi tu vedi queste hostess che si avvicinano, ho visto delle foto oggi, sono bardate come un ospedale, cioè non hanno un centimetro di vestito, hanno questi camici asettici, poi hanno le mascherine, gli occhialoni, e poi c'è un sacchetto per mangiare appeso al sedile dell'aereo, chiuso ermeticamente, con dentro un po' di pane e un wurstel, mi hanno detto, che è arrivato giù. Immangiabile, cioè una roba cinese immangiabile, e poi al freddo, devi stare al freddo, chiedono di tenere l'aereo freddo perché quando arrivano giù hanno paura che la temperatura, cioè la febbre, quando ti misurano la febbre in aeroporto, possa essere fuori regime. Quindi vabbè, questo è il viaggio della speranza per arrivare giù. Poi quando sei arrivato giù devi proprio incrociare tutte le dita che hai, perché non è detto che essendo negativo qua arrivi giù e tu lo sia anche in Cina, perché pare che questi sistemi di rilevamento
del Covid si erano molto più sensibili. Ci sono stati problemi, lo so per certo, perché ho delle persone che conosco, sono andati giù per delle aziende che lavorano giù, che operano giù, che sono stati rispediti indietro. Perché erano dopo tre tamponi PCR qua negativi, sono arrivati giù positivi. Quindi vediamo, siamo veramente anche noi le dita perché ci manca ancora questa con atleti, Moschimena, allenatori che possono incappare in una storia di questo tipo. Quindi piste buone, vediamo. Le nostre, sì, la nostra squadra è una squadra comunque che schiera i nostri pezzi da 90. Ale, inutile nasconderlo, abbiamo la Goggia che non dovrebbe fare il super gigante, non penso che riesca a farlo, viste le condizioni in cui versa, sta procedendo nella sua rieducazione, sta facendo un sacco di cose, piscina, palestra, eccetera, eccetera. Si spera che possa fare le prove di discesa, che sono il 12, perché l'11 c'è il super gigante. Quindi Pezzi 90, Goggia in questa situazione, Brignone formissima, Bassino il gigante con le sue possibilità di farsi la medaglia, di vincere anche, eccetera. Vincere è difficile perché abbiamo visto che ci sono delle atlete in questo momento, la svedesina e la svedesona, è veramente in forma pazzesca. E Curtone più quindi super diciamo G. Paolo, scorrendo il calendario, quindi praticamente ci giochiamo subito una Bassino, perché si inizia proprio col gigante lunedì 7 febbraio, come potete vedere e consultarlo anche sul sito Nevitalia. Quindi, esclusa la presenza di Goggia, l'Italia che si presenterà con un terzetto, secondo te, quindi Brignone, Bassino e la Curtoni? Sì, poi se devi correre per onor di firma ci puoi mettere anche un'altra atleta che magari può sfruttare l'occasione di provare la neve nel gigante. Adesso non so, poi decidere gli allenatori, non lo so, però queste sono ovviamente le tre che fanno gigante normalmente. Poi, sinceramente, la squadra, a parte questi nomi citati adesso, che conosciamo benissimo e che sono la nostra grande speranza, e dietro c'è poco, De Lago. Le due del lago ci sono, brave. La Marsaglia purtroppo è in crisi perché quest'anno all'inizio stagione ha fatto anche un piazzamento nelle 10, in supersignate nona, mi pare, e un 14esimo posto, 15esimo posto. Poi per il resto Velese è intorno alla 25esima, 30esima posizione, come anche oggi, no? Quindi non è in forma e non la vedo uscire bene purtroppo Francesca. E poi la squadra, cioè il fatto che ci siano convocate due slalomiste come la Della Mea e la Gulli, che potranno tra un po' spaccare il mondo e glielo auguro di tutto cuore, però in questo momento abbiamo la Gulli che è arrivata a 23esima e in uno slalom quest'anno e la Della Mea che si è qualificata una volta a Zagabria e poi è uscita la seconda, quindi non ha fatto neanche un piazzamento nelle 30, cioè questo è un fattore a proposito della preoccupazione, no? Per le prossime Olimpiadi, cioè manca sostanza dietro, però sono giovani, cresceranno, speriamo, vediamo. Comunque, queste Olimpiadi, tolti i grossi nomi e le altre non hanno nessuna speranza di andare a medaglia o di fare delle grandi gare. Ecco, questo va detto subito, a scanso di equivoci, senza farci soverchie illusioni su atlete che non possono, cioè, fare quello che vorremmo facessero. Faranno il massimo di quello che possono fare, quindi piazzamenti. Quindi diciamo Paolo, che le maggiori possibilità che l'Italia nutre al femminile possono essere ricondotte nel Super Gigante che si terrà venerdì 11, dove schiereremo la Brignone, la Bassino, la Curtoni e speriamo anche la Goggia. Tu la schiereresti la Goggia prima di iniziare a fare le prove il giorno successivo per poi arrivare pronta il martedì successivo, il 15, nella discesa libera? Io non mi pronuncio perché mi fa un po' effetto parlare della Goggia che ha avuto quello che ha avuto, una frattura al perone, piccola, comunque la frattura c'è, una lesione parziale al crociato anteriore, trauma distorsivo ginocchio, cioè questo è successo una settimana fa, le Olimpiadi sono lì, alle porte, mi fa effetto parlare della Goggia, ma sì, farà il super gigante, cioè per me è un miracolo che arrivi giù, possa, cioè non dico niente, cioè io la seguo con tanto petto, simpatia e grande tifo, però non me la sento di dire, ma no, è meglio che non faccia il Super G, cioè vediamo come starà la Goggia, cioè per me cioè, è veramente un miracolo se riuscirà con la prova di discesa e si troverà bene sullo sci di nuovo, cioè
Guardate che Deli Prandini è caduto i primi di gennaio, poi magari ne parliamo, ad Adelboden, non ha ancora messo lo scarpone, non si è rotto niente, però ha avuto questa distorsione alla caviglia, non riesce a mettere lo scarpone. Questi giorni c'era, o domani o dopodomani, ho parlato con Walter Girardi, uno dei suoi allenatori, e certo che c'è preoccupazione, è ovvio, tu parli, eh beh, al maschile c'è Deli Prandini, unico gigantista, è fortissimo, pazzesco, bene, nei primi cinque del mondo, ma come sta Deli Prandini? Vogliamo parlare, cioè riesce a mettere lo scarpone, comincerà a sciare questi giorni. Punto interrogativo grande come una casa. Il gigante, certo, è alla fine, però quanto a 20 giorni, ragazzi? Questo deve ancora cominciare a sciare. Vabbè, poi parleremo di maschi. Per quanto riguarda le donne, direi che questo è. No, ti chiedo un'altra informazione riguardo la combinata alpina, che non si è disputata nessuna gara in questa stagione, che però segnerà medaglie alle Olimpiadi. Quest'anno non c'è la formula dei mondiali, quindi niente Super G, purtroppo viene da dire, perché avendo una Brignone in questo status di forma, ci sarà la discesa e lo slalom. Come la vedi? Ma vedo, cioè, mi tocco se sono vivo, cioè, ma come fai a fare una... No, ma adesso a parte gli scherzi, ma solo nel sci succede una cosa del genere? Ma tu in atletica, in qualsiasi altro sport, c'è una gara, un campionato del mondo, a un'Olimpiade, che non c'è in nessun'altra manifestazione. Nello sci abbiamo la Coppa del Mondo, non c'è la combinata da 2 anni. Da 2 anni non si fa una combinata e la facciamo alle Olimpiadi. Va bene, cioè, ma che pronostici possiamo fare? Cioè la classifica della combinata da cosa è determinata? Dalla classifica della combinata dei mondiali l'altro anno, stilata in una disciplina che non è stata disputata mai prima dei mondiali l'altro anno. Cioè, ragazzi, ma il cervello è un optional o cosa? No, ma scusa Ale, cioè, ma siamo fuori dal mondo. Poi certo, siamo qui, commentiamo, vediamo, aspettiamo la combinata. Non si sa neanche più che esista la combinata. Poi certo, ci sono le medaglie in palio. Maschile, a parte che noi abbiamo 7 uomini con 5 discipline più il parallelo a squadra, abbiamo 7 uomini, 7 uomini, neanche uno e mezzo per disciplina, potendo correre in quattro. Chi corre la combinata? Marsaglia, che una volta faceva qualche combinata, il Nerofer, che è stato bravissimo in combinata, ma illo tempore, cioè nel 2014 ha vinto l'ultima medaglia in combinata 7 anni fa. Poi con il problema che ha avuto il ginocchio, è stato fermo, non ha più fatto una porta di slalom. Per bravo che possa essere, cosa farà in questa combinata? Non scherziamo, cioè praticamente non la facciamo. Abbiamo delle caselle vuote, combinata maschile, abbiamo, c'è Tonetti che è un bravo combinatista, non lo si può portare perché alle Olimpiadi ci vanno quelli che 160 punti. 160 punti, sai come li hanno fatti? FIS. Li hanno fatti allestendo delle gare, organizzando delle gare in Liechtenstein, dove per esempio ci è andato anche Umberto Spoelo, è mio amico, carissimo, simpaticissimo, fantastico Umberto, il principe, no? Quest'anno farà gigante slalom. Ma benissimo, io sono felice per lui, però voglio dire, cioè, capisci che c'è qualcosa che non quadra, ci sono atleti fortissimi che stanno a casa e non possono correre, e ci sono nazioni fortissime come la nostra che hanno delle discipline dove non hanno atleti, perché non hanno gente per portarli. Vabbè. Hai perfettamente Non voglio ragione, dire infatti, però direi di... il sistema del CIO e della FIS è sbagliato e poi probabilmente, anzi sicuramente ha sbagliato anche la nostra federazione perché non si è svegliata sulle riallocazioni, perché a un certo punto le altre squadre si sono svegliate, hanno beccato 2 o 3 posti in più, noi no, e poi bisognava organizzare delle gare, perché adesso questi geni, questi Soloni hanno inventato che cosa? Che tu devi avere. Deve essere polivalente, no? Cioè, dai spazio alle nazioni che hanno sciatori polivalenti, ma se lo sci è sempre più specializzato. Le donne nel campo femminile ci sono sciatrici polivalenti e ce ne sono parecchie, cioè chi fa gigante magari fa anche super G. Cioè, dimmi, vuoi che ti elenchi gli slalomisti che fanno solo slalom? Cioè, da qua vado fino a domani. Gigantisti che fanno solo gigante, cioè Deli Prandini fa super G, non fa super G. Allora, bisognava fare delle gare anche fisse, con pochi partecipanti e anche scarsi per avere qualche punto per poter avere questa doppia specialità. Allora il contingente aumentava. Cioè, ma dimmi te se questo è un sistema da non definire demenziale, non c'entra niente questa roba qua. È anacronistico, fuori dal tempo, non c'entra. Quindi cambiamo argomento perché io su sta roba qua mi arrabbio. Poi per carità cominciano si alzerà il sipario sulle Olimpiadi, siamo tutti contenti, però io penso a quello che c'è dietro, cioè la gente che ci va e soprattutto la gente che non ci può andare. Questo mi fa imbestialire. Chiaro che le Olimpiadi
non ci possono andare tutti, ci mancherebbe, non è una gara di Coppa del Mondo, se no le nazioni che non praticano lo sci o lo fanno per scherzo non potrebbero arrivare a fare coreografia, ci mancherebbe, è giusto che partecipino anche loro, però un minimo, 7 italiani maschi per 5 discipline, non ho parole, punto. Esatto, e a proposito di questi sette, li inizieremo a vedere domenica 6 febbraio con la discesa libera e ci giochiamo già al carico da 90. Dominic Paris, Paolo, che chance ha Dominic realmente? Dipende cosa succederà questi giorni qua che precedono la grande discesa. Perché Paris, abbiamo visto che a Wengen ha fatto podio, però non aveva convinto in certe curve nella parte alta. Infatti era arrivato giù, era un po' sorpreso da questo podio, quando è arrivato terzo. A Kitzbühel, cioè sulla sua pista, oltre a Bormio, c'è un'altra pista che lui adora che è Kitzbühel, dove ha vinto 3 volte in discesa. E ha vinto una volta in super gigante. È arrivato fuori dai 20 nella prima discesa, sono andate meglio le cose nella seconda, settimo, ma da lì andare a medaglia, sciando così, è dura. Quindi deve cambiare qualcosa, perché se le curve le tira così come le tira in super gigante, poi vedremo questa pista che raggi di curva avrà, no? Cioè, io l'ho visto, ho visto un video così, sembra una bella discesa, bisogna vedere la tracciatura, poi io ho visto la pista così nuda e cruda, bisogna vedere come sarà tracciata, quanto girano queste curve, perché se girano ci sono delle curve impegnative, Paris quest'anno è in difficoltà, il super gigante è andato molto male. Poi in discesa ha fatto questo capolavoro di Bormio eccezionale e ha fatto delle buone gare, è arrivato anche quarto, eccetera, però non è ancora lui. Certe curve e guarda la cartina di tornasole per lui è il super gigante. Se non scia bene il super gigante, è difficile che certe curve della discesa, che per raggi di curva, per tipo di impostazione, eccetera, ci portano alla discesa. Cioè, questo è un problema tecnico. Cioè, se là non va, è difficile che vadano certe curve che assomigliano a quelle in discesa. Ecco, non so se mi sono spiegato. E quindi dipende molto da lui. È chiaro che Paris. Poi è un fuoriclasse e lo temono tutti perché anche Odermatt ha detto: beh, Paris sì, non è in forma in questo momento come di solito Paris, però attenzione perché le Olimpiadi per Paris sono una gara dove sicuramente può dare la zampata del fuoriclasse, quindi ce lo auguriamo, speriamo. Invece Paolo, mi arriva in diretta un suggerimento che la FISI ha emesso un breve stralcio di comunicato stampa dove si dice, lo possiamo vedere qui proprio su Nevitalia, la FIS conferma miglioramenti di Goggia. Sofia, alla fine della prossima settimana faremo un nuovo punto. Quindi sono belle notizie e vi invito tutti ovviamente ad andare a seguire su Nevitalia. Continuiamo a tenere le dita incrociate per vedere la nostra campionessa al via e per cercare di confermare questo bellissimo oro olimpico conquistato 4 anni fa in Corea. Cosa dici Paolo? Tu, tra l'altro, un infortunio anch'io, siamo colleghi di infortunio al crociato e sappiamo che cosa si prova. Il bollettino medico parla anche di una frattura, microfrattura, quindi se ce la dovesse fare sarebbe davvero una vera e propria impresa, eh? Io ho parlato con dei medici, no? La frattura può essere un problema veramente minore perché è molto piccola e va bene. Il crociato, se non lo operi ed è parzialmente lesionato, può tenere, poi con la muscolatura della goggia può andare anche bene, no? Forse provvisoriamente, non so se dovrà essere operato in futuro, lo decideranno, vedranno. Il problema è il trauma, comunque la distorsione che c'è stata. Cioè, io ho avuto degli infortuni, però vedi, Delipradine ha avuto la distorsione alla caviglia, sono passati 20 giorni, sci zero. Quindi ti dico, io rimango della mia idea, io sono sicuramente fiducioso perché si tratta di Goggia, speranzoso, ecco, perché è una persona talmente fuori dal comune, straordinaria in questo senso. Come si dice, una resilienza anche, no? Incredibile, no? Lei, però poi bisogna fare i conti con la realtà, quindi io sono lì, aspetto e vedo, incrocio le dita, prego, spero, mancherebbe, però io non sono così ottimista, cioè di vedere la goggia come prima dell'incidente, ecco, questo voglio dire, no? Fossi così, Certo. sono la più felice del mondo, ma la goggia prima dell'incidente era imbattibile in discesa, parliamoci chiaro. E chissà come sarà quando si presenterà in prova lì, sinceramente non lo so.
con questa gabba così, non lo so. Certo. Comunque, lei ci crede, sta andando avanti, ci credono anche i medici dello staff, quindi vediamo. Certo Paolo, torniamo al maschile. Stavamo parlando appunto di Paris, ci sarà in Hofer l'ennesima Olimpiade che sarà impegnato sia in Super G che in combinata. Come vedi la squadra in Super G? Hanno detto di Paris che... Combinata, sì, non lo so, cioè, me lo dici tu adesso che farà la combinata, però è un esordio, una disciplina che praticava anni fa, ecco, quindi non so con che spirito e che con quale valenza possa fare una combinata. Sicuramente è il più accreditato per fare la combinata, cioè quello, lui, come dicevo prima, lui è Marsaglia, no? Marsaglia non è mai arrivato ai livelli di Neroffer, che era fortissimo in combinata. Però non c'è nessun altro, quindi non so cosa decideranno. Cioè, speranze di vincere qualcosa? Ecco, allora, facciamo prima. Speranze zero, ecco, così facciamo, tagliamo la testa al toro. Ok. Certo, poi in gigante purtroppo avremo un solo atleta che speriamo di averlo al top, che sarà appunto Dea Di Prandini. Secondo te, Vinazzer e Sala li vedremo prima, una sorta di prova generale prima dello slalom? Sì, c'è prima il gigante dello slalom, come sempre, e quindi, ma allora Sala ha fatto Coppa Europa e se la cava anche abbastanza bene il gigante. Vinazzer ci tiene tanto il gigante, vorrebbe diventare un gigantista bravo in futuro. Ci ha provato, poi ha fatto la prima gara di Sölden, poi ha fatto anche Adelboden ed è caduto, per fortuna è andata bene, ha preso solo una botta alla spalla. E boh, non so come si sentiranno loro, bisogna vedere i tecnici cosa decideranno, eccetera. Magari faranno il gigante per fare una gara, per aprire il cancelletto all'Olimpiade, per rompere il ghiaccio, non lo so. Sia che la facciano, sia che non la facciano, nulla da eccepire, cioè, non è questo il punto. Certo, e poi l'ultimo giorno, diciamo, delle giornate al maschile, individuali, sarà mercoledì 16 con lo slalom e qui l'Italia schiera, secondo me, un terzetto niente male. Non so se concordi con me che dove abbiamo forse più chance di andare a medaglia al maschile queste Olimpiadi. Vinazzer, Razzoli e Tommaso Sala. Perché abbiamo più cartucce da podio. Mi fermerei a Vinazzer e Razzoli per il podio come possibilità, no? Come ipotesi Certo. possibile. E per quanto riguarda Sala, ha già fatto dei passi enormi, passi da gigante, no? Perché prima è arrivato 2 volte 12esimo, adesso ha fatto 6° e 7°. Certo, facesse lo stesso passo da 12esimo a 7° c'è il podio, però quel passo lì è un po' più difficile da fare, no? 6°, 7°, 8°, arrivare sul podio. A parte che c'è talmente tanta gente che va così forte in slalom, poi tutto può succedere, è diventata veramente una gara, un terno al lotto, no? Tanti vincitori che si alternano, tanti atleti slalomisti che si alternano sul podio. Quindi una classifica che varia, un giorno c'è uno al comando, poi ne arriva un altro, poi può essere decimo, fai una gara, arrivi, sei quarto in classifica mondiale, cioè cambiano repentinamente le cose e ogni gara soprattutto è una storia a sé. Però ecco, fermiamoci al campo delle ipotesi e soprattutto delle possibilità concrete. Quindi parliamo di sciata, no? Per parlarci proprio semplicemente e direttamente. Vinazzer ha una sciata che può andare sul podio. Razzoli in questo momento ha una sciata che può andare sul podio, l'ha anche dimostrato. Vinazzi non ci è ancora riuscito quest'anno, Razzoli sì, quindi questo è. Sala per il momento no, però come dici tu abbiamo due elementi veramente in forma in questo momento. Per quanto riguarda la discesa, ho già detto di Paris, per quanto riguarda Super Gigante la vedo male male, perché se Paris non cambia veramente non qualcosa ma tutto, da qui alle Olimpiadi, per quanto riguarda il Super G, lui che è stato campione del mondo nel 2019 a ore, speranze non abbiamo in Super Gigante. E il gigante c'è cioè Deli Prandini e dipende come starà. Certo, se per incanto tornasse a stare come stava prima, con lo stato di forma di prima, è certo che lecito sperare che possa vincere una medaglia come ha fatto il Mondiale l'altro anno, però è tutto in forza anche lì. Magari vedo un Esatto. bicchiere un po' troppo mezzo vuoto, come si dice. No, no, io cerco di essere obiettivo e di stare sulla situazione. Ecco. Poi di giorno in giorno vedremo come si evolverà e cosa succederà. Vedremo anche su queste nevi.
magari uno arriva giù, si trova benissimo, un altro arriva giù e non riesce a fare una curva. Esagero, per carità, perdono, però è tutto da scoprire, no? In queste Olimpiadi, tutto, dalle piste alla neve, a come staranno questi ragazzi. Quindi ci saranno effetti a sorpresa a non finire. Certo Paolo, infatti uno degli argomenti è questo, non ci sono state gare preolimpiche, molti atleti si sono trasferiti già adesso, la Shiffrin è già arrivata a Pechino, a differenza di altre ragazze che invece hanno gareggiato e sono ancora in Europa, parlo della Brignone, parlo delle altre italiane. Michele Serio dice, Paolo, non pensi che i favoriti saranno quelli che sapranno adattarsi meglio a queste piste sconosciute? E qui il fattore esperienza, quanto conta Paolo? Beh, l'ho appena detto, rispondendo a Michele, appunto ci sono tante incognite legate alle piste, alla neve soprattutto. Vedremo come si acclimateranno, no? Questi atleti in questo posto, dimenticato da Dio, cioè ci sono tante variabili. La Shiffrin è giù, come dicevi, sì, credo che sia già giù, no? E Sì. quindi... Sì, l'esperienza, certo, l'esperienza è fondamentale perché l'esperienza ti permette di controllare meglio la pressione, però su una neve che non conosci, dove non sai come ti troverai, sì, certo, deve andare tutto bene, cioè devi arrivare giù e devi dire, ah, oh, come mi piace questa neve qua. Oppure la neve sarà come le nostre, non lo sappiamo, ma mi dicono che sia un po' diversa. Quindi vediamo, a seconda dei casi, come si troveranno questi grandi campioni su questi manti nevosi un po' particolari, ecco. Certo, queste Olimpiadi che inizieranno venerdì con la cerimonia di apertura e l'Italia che diciamo, scenderà nello stadio olimpico di Pechino con una divisa un po' particolare. Siamo sempre stati abituati a vedere gli azzurri in blu, adesso vediamo se Angelo Bonarino ce lo carica, e invece nuovo sponsor, anzi storico del CIO, cioè del CONI. Ha proposto questa versione, una versione un po' particolare. Paolo, cosa ne pensi di questo look per l'Italia? Ah, c'erano vestiti così? Ah, la vedo adesso per la prima volta. Ma dovrei vederle dal vero perché così sembrano un po' arlecchini. Non lo so. Ah, eccola. Sì, diciamo che sicuramente non passeremo inosservati, credo. No, ti giro la domanda. Ti piace? Guarda, allora, sicuramente è originale, siamo nel periodo di carnevale e sicuramente questo può aiutare. Detto questo, effettivamente erano molto particolari anche quelle estive, che è sempre il solito produttore, e le Olimpiadi estive sono andate molto bene. Quindi, Paolo, magari delle volte cosa si può dire? Che magari anche qualcosa che non piace o piace un po' di meno, o che è così originale, magari può portare fortuna. Cosa dici? Sì, certo, ci faremo l'occhio per carità, o magari qualcuno piace di primo acchito così com'è. Sì, ma diciamo che le divise, facessero le medaglie le divise, saremmo a posto. Io ho la mente più che sulle divise, sui nostri e su queste competizioni. E sono proprio curioso di vedere cosa succederà, quali saranno i verdetti di queste nevi, di queste piste. Ma veramente, c'ho tanta curiosità, sì. Vediamo, vediamo. Paolo, molti dei nostri amici ci chiedono se tu sarai in Cina. No, 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 sarò a Milano in studio e ahimè di notte perché le gare da noi si vedranno di notte in diretta e quindi tutte le gare maschili e femminili io farò al prestudio come in Coppa del Mondo, prima della gara e dopo la gara. Quindi, ma tanto saremo quattro che soffrono di insonnia o cinque, cioè le gare sono orari, cioè la discesa alle quattro. Chi è che si sveglia alle quattro? Con tutto il bene che uno può volere a Paris, però dovendo andare a lavorare il giorno dopo. Poi ci sono, vabbè, le gare in due manche, se non so se sono le 2:30, poi 6:30, insomma, orari improbabili. Quindi Quindi. le Olimpiadi, quindi le possiamo seguire, ricordiamo ovviamente sulla Rai 200 ore, poi c'è Discovery Plus con la possibilità di seguirle integralmente per ogni disciplina con canali dedicati e anche sul lineare di Eurosport e
Eurosport 1, Eurosport 2, appunto Discovery Plus, ma anche ovviamente su Nevitalia, come ci ha mostrato Angelo Bonorino prima, che ringrazio in regia, con tutti gli appuntamenti, tutte le news che arriveranno in diretta e anche il calendario, quindi con una sezione dedicata a Pechino 2022. Sarà sicuramente un'esperienza, la seconda Olimpiade consecutiva nell'estremo oriente. E poi Paolo, io non vedo l'ora, non so te, che ritornino in Europa e sappiamo che torneranno in una cornice fantastica come quella di Milano Cortina. Ma lo diceva Christoffersen l'altro giorno, no? Ma io ho fatto tre Olimpiadi e ho fatto Sochi, sì, più o meno dalle nostre parti, ma non è proprio quello che sogno, correre a Sochi in Olimpiade. Poi Pyeongchang, Corea, e adesso la Cina. È stato anche spiritoso, per carità, però ci ha fatto capire l'amarezza, no? di un atleta norvegese che scia sulle Alpi e non si fa, non so, ci sarà le prossime. Sì, ancora abbastanza giovane, Christoffersen. Si farà quelle di Cortina Milano, e quindi gli sembrerà di sognare se le farà, no? Ecco, sì, sono, ma sì, ma lo sappiamo, no? Il discorso che facciamo sempre in privato, che si può estendere anche al pubblico, nel senso che diciamo che le Olimpiadi seguono il flusso del denaro, là dove ci sono i soldi vanno, perché se non ci fosse questo problema, dimmi te che senso avrebbe fare un'Olimpiade a Pechino invernale? Fai quelle estive, le hanno fatte, brave, eccezionali, ma quelle invernali, inventarsi le montagne che non ci sono. Certo, i palazzetti saranno stupendi, figurati, il ghiaccio, lo short track, il pattinaggio a velocità, tutto fantastico, ma anche i trampolini. Però lo sci alpino, che insomma è abbastanza importante nelle Olimpiadi, nel panorama olimpico, delle Olimpiadi invernali, sì, è tutto sull'artificiale, sull'artefatto. Non è tanto bello, diciamoci proprio la verità. Quindi Paolo, appuntamento con Ghiaccio Verde in versione olimpica, cercheremo tra una nottata e l'altra di trovare lo spazio, perché ci sono molti nostri ascoltatori che dicono: non mi alzo alle 4 di mattina, ma non vedo l'ora di aspettare Ghiaccio Verde, quindi dobbiamo in qualche modo cercare e magari diamo anche a tutti i nostri amici da casa, lanciamo questo sorta di sondaggio: vi piacciono le divise della nazionale italiana delle Olimpiadi? Così li lasciamo esprimere loro, no? La loro opinione. Cosa dici, Paolo? Basta che portino fortuna, poi va tutto bene. E allora, buone Olimpiadi a tutti. Ciao Paolo e a presto. Ciao Ale, grazie a tutti voi che siete stati con noi.